Buongiorno a tutti e cominciamo subito perché questo è il video dei prodotti smaltiti. Allora, la busta piangeva, è piena, veramente piena. È da tempo che devo fare questo video e che rimando questo video. Cercherò anche per l'occasione di non toccarmi continuamente i capelli perché so che è fastidiosa come cosa, però boh, è una cosa che mi viene spontanea, direi. Allora, ragazze, partiamo subito col dire quello che indosso sulle labbra, il rossetto che indosso, e più precisamente questo matitone di una edizione limitata di Kiko di tanto tempo fa, che era la Free Spirit, sicuramente la ricorderete perché questo matitone aveva fatto un boom, ed è il numero 05 questo, che è veramente bellissimo. Io lo utilizzo tantissimo ancora, anche se non so se si trova ancora in gamma, se Kiko lo produca ancora, lo venda ancora, però sicuramente me lo chiederete, quindi vi dico subito cosa ho sulle labbra, e voilà. Ma partiamo subito appunto, non ci perdiamo in chiacchiere, e partiamo con uno shampoo che spunta dalla busta, perché non è video dei prodotti smaltiti che si rispetti se non c'è uno shampoo da recensire, e questa volta io vi parlo di questo qui, che è lo shampoo ultra dolce di Garnier al mirtillo rosso, che non mi è piaciuto. In realtà mi trovo bene io con i prodotti Garnier quasi sempre. Mi sono trovata quasi sempre bene con tutti gli shampoo di queste linee qui, mi trovo anche abbastanza bene, però questo qui al mirtillo rosso, che tra l'altro ho preso perché pare fosse nutriente e protettivo per i capelli decolorati e sfibrati, non mi è piaciuto perché me li appesantiva molto, cioè mi dava la sensazione di non lavarli bene. E siccome adesso io mi sto allenando, quindi li lavo quasi ogni giorno, avevo sempre la sensazione di avere i capelli grassi, per cui l'ho finito, ovviamente, perché finisco tutto, provo perlomeno a finire tutto, ma non lo ricomprerò. Poi ragazzi, ho finito con gran dispiacere questa, che sicuramente invece comprerò di nuovo. Questa mi era stata regalata dalla mia amica al mio compleanno, quindi è passato quasi un anno da quando la utilizzo, mi è durata tantissimo. È una mousse lavante di Glam Glow, che si trova da Sephora, si può trovare da Sephora, non so quanto costi in realtà, ed è una mousse all'argilla. È molto bella perché è in mousse e contiene al suo interno dei microgranuli, quindi io mi sono trovata veramente bene, perché è uno scrub gentile che si può fare anche quotidianamente, quindi sempre, ogni giorno. Quindi io ho utilizzato questa mousse sia con la spazzolina rotante di Collistar, sia semplicemente quando dovevo lavare il viso, sia come sveglia per il viso la mattina. Quindi mi sono trovata davvero bene, 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 e sicuramente la vorrò ricomprare. Ed è questa qui. Ho perso anche il tappo perché è da tanto davvero che ce l'ho, ragazze. Poi ho finito questo che vi avevo mostrato in uno dei miei recenti video haul, che è il mio scrub del cuore. Vi avevo detto anche che ero indeciso se comprare quello di Equilibra e provare quello di Equilibra, e tante tra voi mi hanno detto sì Carmen, prendilo perché è validissimo, è buonissimo, ci troviamo bene, benissimo. Questo scrub di Geomar, che è il Talasso Scrub rimodellante, mi dà sempre 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 effetti. Ultimamente però, siccome io ho amato tantissimo anche lo scrub di Scrubbit, quello al caffè, ho provato a rifarlo in casa, sono sincera, e il tentativo è riuscito bene, per cui sto utilizzando questo. Mi sono fatto un bel barattolone di scrub, quindi anche stamattina per esempio l'ho utilizzato, i risultati li sto vedendo, mi sto trovando molto bene. Se stessi meno gobba sarebbe anche bello come effetto visivo, come cosa. Lo sto facendo da me, per cui adesso per un po' non lo ricomprerò, semplicemente per il motivo che mi sto trovando benissimo, mi sto dando grandi, grandi, grandi risultati. Questo qui però l'ho finito, ancora se sento il profumo mi dà quella sensazione di carica, positività, e mi piace tantissimo questo scrub perché liscia moltissimo le gambe e poi va proprio a dare quell'effetto appunto drenante, snellente, vi sentite le gambe subito più leggero, ed associato al mio alleato indispensabile del periodo, che è il Cryo Gel di Collistar, è assolutamente un must have.
Ho finito questa crema per le mani di Sien al miele con fattore di protezione 10, Q10, quindi anti-invecchiamento, e mi è piaciuta molto, devo dire, una crema per le mani che ha quello che io cerco in una crema delle mani, che semplicemente è il fatto che si asciughi subito. Quindi non mi piace quella sensazione di appiccicaticcio, di unto che resta sulle mani appunto dopo aver messo la crema, e quindi questa non lo fa. Non l'ha fatto, mi è piaciuta tanto, l'ho finita e se avessi Lidl vicino sicuramente la ricomprerei. E ho finito questo qui, che è un prodotto per i capelli molto valido della linea Air Express, più precisamente Air Cool si dice, così ho scoperto, e più precisamente di Brelil, quindi un trio di Brelil che vi avevo recensito tanto tempo fa, infatti è da tanto che ce l'ho, ed è uno spray che favorisce l'allungamento dei capelli. L'ha fatto? Sì, l'ha fatto. Adesso ne ho comprato un altro, ve ne parlerò sicuramente quando avrò un'idea più chiara e precisa al riguardo. Questo assolutamente mi è piaciuto e assolutamente lo ricomprerò. In realtà, come sentite, no scherzo ragazze, come sentite ancora ce n'è un po', però ve l'ho messo in questo video dei prodotti smaltiti perché ne farò giusto altre due applicazioni, quindi poi non me lo voglio riportare fino al mese prossimo, ecco, nella busta intendo. Poi ho finito questi dischetti struccanti di Dealo, questa marca qui che mi piace tanto, io la trovo sia dai cinesi che nei market, nella grande distribuzione. Mi piace tantissimo perché sono grandissimi questi dischetti e io li prediligo rispetto agli altri, e costano veramente pochissimo, 50 centesimi, per cui ne sono tantissimi tra l'altro, quindi top. Poi avevo finito questo shampoo qui di Sun Silk, forza anti rottura, su cui tante mi avete un po' bacchettata perché mi avete detto che questi prodotti Sun Silk sono il male. Io con questa linea mi sono trovata bene, mi ha aiutato tantissimo il periodo in cui avevo i capelli molto 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 spezzati e danneggiati, anche se ancora lo sono ragazzi in realtà, però sto lavorando per riprendermi, tanto è vero che ho deciso che non li decolorerò per un bel po', per cui non mi dite Carmen si vedrà ricrescita e cose simili, perché si vedrà per un po' sicuramente, perché voglio risanare i capelli, la cosa più importante, e so anche qual è stata la causa di questo disastro, ve ne parlerò in un prossimo video. Però questo qui, questo shampoo, questa linea in particolare di Sun Silk, appunto, forza anti rottura, mi è piaciuta e sicuramente la ricomprerei, però adesso sto utilizzando prodotti un pochino più validi, anche più costosi, però servivano. Ho finito questo che era un bagnoschiuma alla vaniglia che io ho comprato nel periodo di Natale di Vlochet. Mi è piaciuto molto, devo dire, mi è piaciuto tanto perché la fragranza è molto molto buona. Adoro la vaniglia, è la mia fragranza preferita, e questo praticamente me lo sono magnato. Ce l'avevo da parte perché stavo aspettando di finire altri bagnoschiuma, poi ho preso quello, l'ho finito. Ho finito questo che era un olio al cocco, ma non olio di cocco, perché io devo assolutamente ritirare l'olio di cocco, anzi ditemi su quale sito posso acquistarlo, perché mi serve. Questo qui era un olio al cocco, però sicuramente non bio, però almeno era profumato ed era un olio che io andavo ad applicare quando finivo di fare la doccia, appunto per avere la sensazione di idratare la pelle. Lo so che non idratava, lo so che era una sensazione apparente, però io mi ci sono trovata bene sinceramente, mi ha aiutato, mi ha dato quello che mi serviva in quel periodo. Adesso sono alla ricerca di un valido olio di cocco, fatemi sapere nei commenti quale usate voi, dove lo acquistate, insomma consigliatemi assolutamente. Poi dischetti di cotone, come se piovesse ragazze, io veramente ne uso tantissimi perché lo struccaggio è importante. Vedete, avevo ripreso quelli di Dealo, poi questi qua non mi ricordo dove li avevo comprati, li devo ricomprare tra l'altro perché li ho finiti e mi sono dimenticata stavolta di comprarli. Di Natura Verde, che io trovo alle profumerie Sensation, avevo comprato queste salviette delicate, struccanti, per provarle, ma non mi sono piaciute assolutamente, erano bio, erano 20 pezzi, però non struccavano, erano molto secche, quindi non erano secche praticamente, erano asciutte, per cui io le andavo a bagnare, le dovevo necessariamente bagnare, e allora in quel modo funzionavano, però se sono delle salviette imbevute, dovrebbero essere imbevute, non lo sono, e quindi non mi sono piaciuti.
Della stessa linea avevo comprato il siero, che invece mi è piaciuto molto, e anche di questo vi parlerò in un prossimo video. Tra l'altro mi avete richiesto un sacco, mi avete fatto un sacco di domande su quel siero. Poi questa è la crema corpo ed idratazione sublime di Biopoint, di cui ho solo un campioncino. Devo assolutamente, questa qui, devo assolutamente acquistarla. Anzi, ditemi, fatemi sapere se voi la utilizzate, cosa ne pensate, perché veramente io la amo. Avevo vari campioncini, li ho utilizzati e mi piacciono un sacco. La cosa che mi piace di più è il profumo, molto energizzante. Io do molta importanza all'odore, alla fragranza dei prodotti, perché incide molto sulla mente, e la mente è fondamentale in tutto per me, è una cosa fondamentale, questa cosa la penso e ne sono convinta, per cui questa mi dà una sensazione di energia, come se fosse energizzante, energia pura al mattino, quindi mi piace sentire poi per tutto il giorno quel profumo sul corpo, quindi assolutamente la voglio comprare. Poi ho finito questo, che è un deodorante 0% sali di alluminio con antibatterico naturale Neutro Roberts, che mi è piaciuto molto, mi è piaciuta sia la fragranza sia l'efficacia, quindi top. Ho finito questa, che è un'altra crema per le mani, in questo caso per ora di Mercy Andy. Questa mi era stata inviata e mi è piaciuta tanto, veramente. Mamma mia, se riuscissi a tirarne fuori ancora un po', mi sa che lo metto da parte e taglio la confezione, anche se mi dispiace perché è molto carina, ma è davvero molto 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 buona, sicuramente la ricomprerò. Ho finito questa crema per il viso, che ho utilizzato durante la notte, perché era una crema al retinolo di L'Oreal. Ecco questa qui, che adesso ovviamente vedete vuota come boccetta, ma io, ragazze, mi ci sono trovata benissimo. È di quelle creme corpose, molto profumate, sanno proprio di crema della mamma, delle nonne, quel profumo che sentivo da bambina, però veramente molto idratante, molto corposa. La mattina mi svegliavo con una pelle veramente rimpolpata, per cui mi è piaciuta e sicuramente la ricomprerei se non fossi veramente sommersa da creme, da testare e provare le agenzie per voi. Questo è un campioncino che ho trovato in un giornale, in pomata di morbidezza di L'Oreal, linea Botanicals al cartamo o cartamo, help me please, dove si mette l'accento. Comunque io non lo riesco a trovare, mi avete detto in tanti di trovare l'Attigotà a quel sapone, io non ho né Attigotà né a quel sapone, quindi la dovrei ordinare online, vedremo, anche se adesso ho trovato anche in questo caso una sostituta, di cui parlerò sempre in un prossimo video, quindi stay tuned. E poi ho provato questo trattamento, di questi ne avevo un bel po', però ho tenuto solo a scopo esemplificativo una sola bustina, ed è un trattamento nutriente lucidante della linea Bio Air Gloss, bellezza Bio Montalto, bellezza Bio Montalto. Questa qui mi è stata inviata da uno di voi per provare questo trattamento, che mi è piaciuto veramente tantissimo. Va fatto prima dello shampoo e apporta tanto nutrimento ai capelli, rendendoli morbidi, molto glossy. Glossy Air è davvero super top. Avevo 3 o 4 di quelle bustine, se non ricordo male, e quindi l'impressione è assolutamente positiva. Poi ho finito questa, che era la crema alla rosa di Pixi, che mi è piaciuta tanto tanto tanto. Questo era un prodotto 3 in 1, poteva essere utilizzato come primer, come maschera e come crema, appunto, e mi è piaciuta tantissimo, tanto è vero che l'ho finita, appunto, come vedete. E finire le creme è sempre difficile. Poi ho adorato il fatto che fosse in tubetto, adorato assolutamente. Anche questa sarà tagliata, la lasciavo così per essere un pochino più professional, quindi per mostrarvela nel tubetto ancora integro. Adesso però la metto da parte e tiro via quello che c'è da tirare via. E poi ho finito questo, che era un balsamo labbra di Tony Moly, super finito, super amato, però la confezione ovviamente non la butterò mai e poi mai, anzi la mettiamo qui vicino al reparto rossetti. E ho finito anche questa di Pixi, che era invece un siero che andava messo appunto prima della crema. Anche questo l'ho amato, l'ho stramato, ve l'ho recensito tante volte, finito e ricomprato, tra l'altro, perché mi è piaciuto talmente tanto che l'ho voluto ricomprare con i miei soldini, perché quelli mi erano stati inviati dall'azienda. Avevo finito questo, che era un balsamo ai tre oli di Hairstyle della linea, no, Hairstyle, un balsamo bio
che però insomma ve l'avevo recensito già in un video, non è che mi era piaciuto più di tanto, ma lo volevo finire. Poi, finito l'ennesimo di questi correttori qui, il cancelletta di Maybelline, tra l'altro adesso è stato riformulato, pare sia più facile trovarlo, speriamo, speriamo, perché io qui veramente non trovo nulla e non vedo l'ora di provare anche la nuova formulazione. Poi, mamma mia, quante cose ragazze, era piena la busta. Poi ho finito questo che è il correttore di MAC, più precisamente il come si chiama? Studio Finish Concealer in NC30, che ho adorato, ho amato, mi è piaciuto tanto. Tra l'altro devo metterlo nella pochettina dei prodotti per il Back to MAC, che in questo momento non ricordo dove sia, quindi mi sta venendo un po' il panico. E poi ragazzi, ho finito questo qui, il Blistex, che è il mio balsamo labbra riparatore per eccellenza. Io ve lo straconsiglio quando avevo le labbra tagliate, quando avevo le labbra screpolate, quando fa molto freddo. Questo qui è l'unico capace di aiutarmi, quindi io lo vado sempre a ricomprare. Adesso ne ho tanti, ne sto utilizzando tanti, però quello è assolutamente una certezza, un must have in molti periodi della stagione. Ho finito questo, che è uno smalto di Essie, e più precisamente il Private Weekend, che è quello che indosso oggi e che ho messo appunto per l'ultima volta la scorsa volta, proprio perché è diventato troppo pastoso e io non riesco assolutamente ad utilizzarlo. Questo è, però si è insomma, siamo arrivati alla fine, non è utilizzabile, appunto si impasta troppo, vedete? Se anche lo vado ad aprire è tutto, è troppo pastoso, quindi non si stende bene, vedete? Fa il filo, e quando lo smalto fa il filo deve essere buttato via come gli uomini. Allora ragazze, ho finito poi questo qui, che è l'ennesima confezione del primer I Love Stage di Essence, che io praticamente amo, e questi primer qui io me li mangio veramente, ne uso tanti tanti tanti, a volte lo utilizzo anche come correttore perché mi piace proprio il colore che va a smorzare cromaticamente, facendo contrasto appunto con il colore della mia occhiaia, va a smorzare l'occhiaia stessa, per cui assolutamente adovo. È finito, quindi lo butto e l'ho proprio aperto e tolto quello che riuscivo a togliere dalla confezione. Secondo me se lo facessero in boccetta, in tubetto, ecco, da spreme, sarebbe il massimo, perché ne rimane molto di prodotto, io non riesco a prenderlo mai tutto, però quel che posso tiro via sempre. Poi ecco altre di quelle bustine di trattamento per i capelli che vi ho poc'anzi recensito. Poi ho finito l'ennesima matita di Clarins, ragazze, questa che è la matita waterproof di Clarins, la mia preferita. In tante mi chiedete informazioni su questa matita, è ancora in gamma, vi rispondo qui, colgo l'occasione, quindi sì, l'ho trovata ancora, quindi Clarins la produce ancora, è una matita waterproof, quindi è l'unica. Chiedete della matita waterproof High Pencil, numero 01 credo, perché è la nera, quella nera, ed è fatta così, da una parte lo sfumino, dall'altra appunto la mina. Super 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 top, la amo. Ho finito un altro, vedete che io le cose che vi dico sono vere. Ho finito questa qui, che è invece una matita di Neve Cosmetics, che non riesco più a temperare, è veramente piccolissima, ed è la matita cappuccino con due P. Comunque questa, tante tre volte quando la utilizzavo sulle labbra mi chiedevano quale fosse, io la adoro, l'ho amata, adesso ne sto utilizzando tante, ne ho tantissime davvero, ma sicuramente la ricomprerei. E basta, e ce l'ho fatta. Stavo rompendo lo specchio, vi ho fatto vedere tutti i miei prodotti finiti, un video forse lungo, però ci tenevo a dare le mie opinioni su questi prodotti che ho amato tanto, che ho portato a compimento, alcuni dei quali non mi sono piaciuti, però nella maggior parte dei casi, come avete visto, le recensioni sono positive. Questi sono i video più importanti secondo me, più belli, perché i prodotti smaltiti sono quelli che abbiamo finito, che abbiamo portato a compimento e quindi conosciamo bene, sappiamo come si sono comportati a lungo termine, molti li ricompriamo, quindi diamo ancora un'ulteriore fiducia a questi prodotti, per cui vuol dire che ci piacciono, sono quindi le recensioni più vere. Detto questo,
ragazze, io vi ho detto tutto, vi mando un grandissimo bacio, vi aspetto su tutti i miei social che compariranno qui, vi invito a iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti e ad attivare le notifiche cliccando sulla campanella in modo tale da non perdere i miei prossimi video, che saranno veramente tantissimi, un sacco di idee ragazze per questo periodo. Vi mando un grande bacio perché il tempo sta scadendo, ci vediamo alla prossima, ciao!